Ciao a tutti, questo è un video un po' inusuale perché non registro mai quando sono in macchina, però non riuscivo a frenare la mia voglia di condividere con voi in realtà alcuni pensieri che mi sono arrivati in ispirazione. Sono appena tornata da poco da un incontro con una mia amica che è anche una consulente di doTERRA nella mia struttura. Si chiama Giulia ed è fantastica, io l'adoro, è una mamma di due bimbi, piccoli, ha 25 anni ed è già elite. Quindi è bellissimo il fatto, ed è questo che vorrei condividere con voi, che davvero chiunque può ricevere delle grandissime opportunità, dei grandissimi benefici grazie a doTERRA. Secondo me le mamme adorano gli oli, e lo posso dire anche per esperienza personale come mamma, perché di fatto tutte noi vogliamo vivere una vita sana, ma soprattutto vogliamo poterla dare e garantire ai nostri bambini. E gli oli essenziali sono fondamentalmente il rimedio migliore per qualsiasi cosa, sia in fase di prevenzione che in fase di trattamento acuto o cronico di qualunque tipo di disturbo, o si accompagnano in qualunque momento della crescita e della vita dei bambini. Infatti Giulia è appassionatissima di questo tema, di mamme, gravidanze, allattamento, bambini piccoli, neonati, bambini più grandi e oli essenziali. Fa sempre un sacco di corsi, non finisce mai di imparare, e di fatto nessuna di noi finisce mai di imparare, e la cosa bella è che appunto si può davvero ritrarre degli enormi benefici economici semplicemente condividendo quello che uno impara, condividendo gli oli con altre mamme, con altre persone, ed è davvero fantastico tutto questo. Mi sento estremamente grata non soltanto di averla come amica, ma anche proprio per averla nel team e essere una persona così propositiva e volenterosa di aiutare gli altri. Quello di cui vi vorrei parlare in questo video sono fondamentalmente le tre modalità principali con cui una persona può trarre dei grandi benefici con doTERRA. E mi riferisco dal punto di vista sia di consulente ma anche di cliente, perché di fatto queste tre maniere di poter ricevere dei benefici oltre agli oli con doTERRA fondamentalmente sono quella di essere un semplice cliente, un consumatore abituale di oli per sé e per la sua famiglia, e magari di voler intraprendere il percorso di consulente anche soltanto per arrivare a pagarsi quegli oli, perché senza impegnarsi troppo, nel senso senza prenderlo come un business, senza prenderlo come un'attività da fare in modo costante e strategico e ragionato, ma semplicemente ogni tanto dicendo: guarda, io ti metto a disposizione un codice, se vuoi prendere anche tu questi oli li puoi comprare senza nessun prezzo aggiuntivo per te, io prendo una percentuale, e quindi in quel modo generi comunque una sorta di beneficio economico che magari ti dà la possibilità di prendere degli oli gratuitamente ogni mese. Ed è sinceramente un modo che molte persone usano per lavorare con doTERRA, perché non ti costa un particolare impegno, non ti porta via tempo, quindi è perfetto se semplicemente non hai interesse a voler guadagnare di più, ma semplicemente ottenere qualcosa che usi tutti i giorni in modo gratuito. E questo è il primo livello. Per far questo tipicamente si dice che uno può impiegare anche una o due ore della settimana della sua vita semplicemente per parlarne, ma può essere un'ora anche casuale. Per esempio, adesso sono andata a trovare Giulia a casa sua e poteva essere semplicemente una visita così di cortesia. Siamo stati nel suo giardino ed era non pieno, ma comunque c'erano parecchie zanzare, e con i bambini piccoli eravamo preoccupate che potessero insomma attaccarsi subito. E allora che cosa ho fatto? Ho tirato fuori dalla mia borsa, perché ce l'ho sempre con me, lo spray Terra Shield, che è a base di oli essenziali tipo citronella, cocco, ylang ylang, insomma ha un profumo buonissimo, è già diluito, può essere applicato perfettamente con uno spruzzino solo
sulla pelle dei bimbi, ma anche delle mamme, e ci siamo tutte cosparse di questi oli noi e i bimbi ed è stato bello. Quindi una situazione del genere può capitare in ogni momento, oppure magari, non lo so, siamo a cena fuori, ci sentiamo troppo appesantiti, allora mettiamo un paio di gocce di menta in un bicchiere di acqua calda, oppure un po' di limone nel bicchiere mentre beviamo il nostro pasto, mentre mangiamo il nostro pasto, insomma, anche in modo senza prenderlo come un lavoro, ma semplicemente facendo vedere alle persone come si possono usare nella nostra vita e condividendo con loro. La seconda modalità di lavorare con doTERRA è quella di dire magari ho un lavoro che mi tiene molto impegnato, ho un sacco di hobby, ho un sacco di impegni della famiglia, eccetera, quindi non voglio dedicarci più di 4-5 ore a settimana, ma magari mi possono fare comodo 200, 300, 500 euro al mese in più. Per cui posso decidere di dire alla persona che mi ha iscritto: guarda, avrei voglia comunque di partecipare a qualche attività extra 4-5 ore a settimana, in modo tale da poter arrivare a un livello che non solo mi pago gli oli, ma ho anche un plus con il quale mi pago le bollette. Cosa ci fareste voi con 500 euro al mese in più? No? Voglio dire, bollette pagate, probabilmente mutui o affitti, insomma, una situazione sicuramente molto migliore per molti di noi, no? Ci paghiamo la benzina, la rata della macchina, possiamo avere semplicemente un po' di soldi in più da dedicare alle nostre passioni, ai nostri hobby. E questo non comporta una grande fatica, perché se lavori in team e 4-5 ore a settimana può voler dire organizzare una classe, un seminario o semplicemente collaborando ai vari progetti che la upline, quindi le persone che ci hanno iscritto, propongono, e portare le nostre persone e ampliare un po' la rete di contatti. E poi c'è il terzo modo, che sinceramente adoro e penso che sia un po' demonizzato e fondamentalmente molto incompreso, è quello in cui uno dice: voglio dedicare più tempo alla settimana, anche magari tipo 10 ore, 15 ore, 20 ore, magari ho un lavoro part-time, oppure voglio proprio prendere seriamente, perché non ho un lavoro, doTERRA come modo di sostituire completamente il mio reddito e arrivare a guadagnare cifre veramente importanti. Quando si guadagnano, quando si parla dei piani di guadagno di doTERRA, molte persone dicono: no, non è possibile, ci deve essere qualcosa che non va. Com'è possibile che potrei arrivare a guadagnare 30.000 euro al mese, 60.000 euro al mese? Ci sono persone che hanno anche un po' paura di voler essere ambiziose e di voler guadagnare dei soldi, no? Io rispetto tutto perché sinceramente non sono una persona attaccata ai soldi, nel senso che non farei mai doTERRA soltanto per i soldi, no? Perché ci sono tantissimi modi di guadagnare soldi e in modo anche legale, non sto dicendo, però sinceramente quello che mi piace è che posso scegliere di fare una cosa che mi appassiona, condividendola con le persone giuste, sia con persone che voglio iscrivere, sia con le persone già iscritte che mi hanno magari fatto conoscere doTERRA, e semplicemente anche partecipando ai loro programmi. Poi appunto si lavora in team, quindi non sei lasciato da sola, noi offriamo corsi di formazione gratuiti sia sugli oli sia per essere consulenti. E dicevo che è demonizzata, un motivo è per questo, no? Perché le persone hanno paura di guadagnare tanti soldi. E la seconda è perché, non lo so, pensano che i soldi siano il male, oppure, non lo so, ci sono tanti concetti strani. Se volete affrontare doTERRA come una carriera, e sto parlando davvero di 15-20 ore settimanali, quindi in realtà anche chi ha un lavoro full time lo potrebbe fare, ci sono un sacco di persone che sono cominciate dicendo: no, io magari voglio solo pagarmi i prodotti, e poi dopo 2 o 3 mesi che vedevano che gli andava bene hanno deciso di renderla la loro carriera principale. Ma sinceramente quello che vorrei condividere con voi sull'opportunità di carriera con doTERRA è che è al 100% meritocratico, non ci sono obblighi di nessun tipo, perché comunque nessuno ti obbliga a fare quelle determinate ore a settimana, nessuno ti obbliga a timbrare il cartellino in tempo, non hai degli impegni fissi che devi rispettare, altrimenti sei licenziato. Insomma, presenta tutta una serie di vantaggi incredibili rispetto a un lavoro tradizionale. E
Ho tantissime testimonianze anche di imprenditori che avevano un'attività a loro in proprio perché hanno deciso di non essere più dipendenti ed essere imprenditori di se stessi, ed è qualcosa che tutti dovremmo provare. Magari non tutti ci sono portati, ma quante persone sono intrappolate in un lavoro che detestano e che sono dipendenti e che vorrebbero magari poter realizzarsi professionalmente? Dico bene? E quindi è bello che doTERRA ci dia questa opportunità. E fondamentalmente io non mi sento di star facendo qualcosa di cui poi mi pentirò o che magari non piace alle persone, eccetera, no? È bellissimo poter condividere i propri sogni. Personalmente penso che se arrivassi a guadagnare degli stipendi veramente altissimi potrei realizzare davvero quelli che sono dei sogni non solo per me, ma per davvero tutta una serie di progetti fantastici che ho. E condividerò in un altro video quali sono i miei progetti che vorrei realizzare se dovessi avere davvero degli stipendi mensili a 6 zeri, perché è possibile, si può fare. Ci sono storie di persone che ce la fanno, ci sono un sacco di persone che sono partite da zero e che non avevano neanche tanta conoscenza degli oli, ed è molto interessante il fatto che in Italia in realtà doTERRA è una realtà conosciuta da poco, quindi ci sono possibilità infinite per tutti noi. Non voglio tenere questo video troppo lungo, quindi vi saluto qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate, qual è tra i vostri 3 approcci quello che sentite per adesso essere più in risonanza con voi. Lasciate un like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale. Vi do un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!